Questo progetto letterario è nato a partire da un incontro con gli scritti di Don Paolo Tonucci e degli scritti che parlavano di un'idea di educazione molto umana, in contrapposizione a quello, alla tendenza un po' che oggi c'è, un educare che è più informare che formare. Quindi è una tendenza disumanizzante che sta prendendo un po' la scuola e il mondo educativo. Che sia io che Paola Turroni si è posto il problema di come poter un po' incidere, riportare un dibattito all'interno della scuola su questo tema. E quindi queste lettere ci sono sembrate una delle cose più interessanti perché partivano da una vita, da una testimonianza, da qualcosa di reale, di concreto. E quindi siamo partite proprio fisicamente, siamo andate in Brasile perché l'idea era che questa esperienza missionaria potesse poi tornare indietro, cioè cos'è che potevamo noi, come aveva fatto Don Paolo Tonucci, perché nei suoi scritti la cosa principale che a me ha colpito è proprio il fatto che lui dice sempre, continuamente, che prima di tutto lui l'ha imparato che per poter insegnare bisogna prima di tutto farsi alunni, da qui il titolo del libro che riprende una sua frase, un continuo essere alunni. Quindi il libro è attraversato da questa esperienza, da tutto quello che le persone che abbiamo incontrato ci hanno insegnato. Poi siamo tornate con questo bagaglio e abbiamo cercato di fare un'analisi di tutto questo materiale, di questo incontro fra popoli, fra persone, fra idee. Presenteremo il libro in due occasioni. Il primo, quello dell'11, sarà a Sant'Arcangelo, alla chiesa di Sant'Arcangelo alle 21. Il secondo, invece quello del 18, sarà in Sala Verdi alle 16:30-17 del pomeriggio.